Il Vangelo di oggi, secondo Luca, capitolo 24, dal versetto 35 e seguenti, narra di Gesù risorto che si rende presente ai suoi discepoli che vengono presi dalla paura. Gesù risorto non è un fantasma, è un uomo con corpo e anima. Per questo, per convincerli, dice loro: «Guardate le mie mani e i miei piedi, fa vedere loro le piaghe. Sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa, come vedete che io ho». Dice Gesù: «Avete qui qualcosa da mangiare?» E gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Questo piccolo segno del pesce arrostito, gli apostoli lo daranno come prova decisiva: abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione. Perché mangiare è il segno della vita, mangiare insieme è il segno più eloquente di una comunione ritrovata, il gesto che lega, custodisce e accresce le vite. Il cibo è una realtà santa, santa perché fa vivere. E che l'uomo viva è la prima di tutte le leggi, della legge di Dio e delle leggi umane. È significativo che in questa apparizione e nelle altre Gesù risorto saluta sempre con queste parole: «Pace a voi». Questo non è un vago augurio, bensì il primo dono del risorto. La presenza di Gesù porta con sé la pace, anzi, lui stesso è la pace. In ebraico shalom vuol dire pienezza, completezza. Ma Gesù, per renderli finalmente credenti, deve riprendere la sua predicazione, l'annuncio del Vangelo da lui fatto fino alla morte. Chiede di ricordare le parole dette mentre era con loro. Ed ecco che mentre il risorto ricorda e spiega la parola di Dio contenuta nelle sante scritture, opera il vero miracolo. Aprì loro la mente per comprendere le scritture. I discepoli, così aperti, possono ora ricevere il mandato per la loro testimonianza e la loro missione. Hanno capito che il cuore del Vangelo è la passione, morte e risurrezione del Signore, e che questo è il fondamento della fede cristiana, dal quale scaturisce l'annuncio del perdono dei peccati, della misericordia di Dio per tutte le genti della terra, non solo per il popolo di Israele, ma per tutti. C'è un detto di un padre del deserto che mi sembra commentare mirabilmente questa pagina evangelica: credere alla parola di Gesù è molto più difficile che credere ai miracoli. Ciò che si vede solo con gli occhi del corpo abbaglia, ciò che si vede con gli occhi della mente che crede illumina. A tutti una buona e serena giornata nella pace del Signore.